Salve ragazzi, Lady Goga, stiamo facendo un live su Crash Bash, il fantastico Crash che di solito noi abbiamo sbloccato gli altri due ultimi livelli del gioco, cioè Palace Mask che si sblocca con 21 lingue d'oro e l'altro Dante's Dash che si sblocca con 27 trofei. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo provato tante volte a fare la lingua d'oro, abbiamo vinto 2-3 lingue d'oro, abbiamo 18, una lingua d'oro l'ho vinta a livello, come si chiamava, a livello Ring Ding, e l'altra lingua d'oro l'ho vinta nel livello The Ballism, ho vinto la lingua d'oro che si deve vincere volte di più della lingua d'oro, e l'ultima lingua d'oro l'ho vinta nel livello Dot Dash, che mi ha fatto veramente sudare per raccogliere quella reliquia d'oro, e grazie a quella reliquia d'oro io abbiamo sbloccato il livello Mallet Mask. Poi ho vinto il trofeo di Mallet Mask e ho sbloccato anche Dante's Dash. Sbloccando Dante's Dash abbiamo sbloccato tutti i livelli di gioco. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto il cristallo di Mallet Mask e la gemma di Mallet Mask, però non abbiamo vinto il cristallo di Dante's Dash, la gemma di Dante's Dash. Mi dispiace, ma non lo so se mio cugino Luigi Carlo riuscirà a vincerla. Ragazzi, vi dico che Crash è difficile, io l'ho completata al 135%. Dovete sapere che per Crash, per sbloccare questi ultimi due livelli, dovete veramente sudare e dovete provare tante di quelle volte che tante volte dicerà tu hai perso, fino a quando dirà la parte che tu hai vinto e ci farà vincere. È difficile, molto difficile. Crash abbiamo sbloccato un livello di Medieval Mayhem, cioè quello là di Mallet Mask, dove ci sono dei funghi che voi con un martello li dovete colpire generando un dedurto, e di solito lo dovete colpire, che dando delle botte dovete colpirli, ci uscirà anche quello d'oro, lo dovete colpire, vi darà 15-20 punti, dipende. E poi grazie a questo livello voi colpendoli i funghi vi daranno 2 punti, 3 o 5 punti in base a come giocate. Io ho scelto molti personaggi, ho fatto la registrazione una volta, e poi l'altro livello di Dante's Dash che ci sta, dovete forse con le carte dovete girare intorno ad un vulcano che esplode e che lancia pietre colorate, cioè lancerà massi di fuoco e voi dovete colpire, dovete evitarli. Di solito Dante's Dash ci sta la lava attorno, dovete fare i giri con le macchine e dovete fare attenzione anche a quando esplode il vulcano che lancerà delle pietre che dovete evitare. In poche parole, Dante's Dash è un livello bellissimo perché ci stanno la lava tutto intorno, c'è il livello, la lava ci sta tutto intorno, delle piante che ci sono come sfondo, poi ci sono delle erbe, dell'erba che sta nell'acqua, penso sia così, ma non lo so, così. E un bellissimo livello. Ragazzi, non vi dovete preoccupare, in Mallet Mask si possono colpire i funghi e dovete fare attenzione anche a quelli dorati che li dovete colpire, però dovete fare attenzione perché i funghi potranno pure esplodere se voi non li colpite in fretta con il martello. Invece in Dante's Dash dovete percorrere con le carte intorno ad un vulcano che esplode e ogni tanto caccerà dei massi. Io ho fatto molte partite con questi due livelli e che dire, ho giocato bene, molto molto bene. Io vi dico, mo queste le parti, abbiamo fatto 9 parti di ciascun livello, sia di Dante's Dash che si sblocca con 27 trofei, e io vincendo il trofeo, che ne tenevo 26, vincendo il trofeo di Mallet Mask, ha sbloccato pure Dante's Dash automaticamente. Però prima di sbloccare Mallet Mask ho dovuto vincere prima la reliquia d'oro, cioè ho dovuto vincere la reliquia d'oro per arrivare a 21, perché il livello si sblocca con 21 reliquie d'oro. E che dire, ho fatto tutto Crash Bash in poche parole, anche se non l'ho completato al 200%, però ho sbloccato tutti i livelli nella modalità battaglia, questo ve lo devo dire.
Sinceramente, il gioco non è semplice, è molto difficile. Fate attenzione a come giocate. Adesso spererò che con le prossime partite le giocherò con i miei amici, quando qualche volta viene qualcuno qui a casa mia per giocarle in tutti i livelli di Crash Bash, cioè Crash Bash. Il gioco è molto bello, potete scegliere 8 personaggi, di cui potete giocare pure 4 giocatori con un multitap. È importante, ho giocato pure le partite in 4 giocatori con un multitap di questi due livelli, come potete vedere. E io vi dico sinceramente, non c'è sfizio a fare una cosa del genere, ma vi dovete divertire. Divertendovi come? Divertendovi in base a come giocate con i giocatori.